E allora diamo il benvenuto al primo ospite di oggi. Oggi è la giornata mondiale sulla sindrome di Down, 21 marzo. Noi siamo collegati con il segretario nazionale Core Down, che è il coordinamento nazionale associazioni di persone con sindrome di Down, Luigi Porrà. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per averci invitato. Allora, domanda d'obbligo, qual è il significato di questa giornata? Allora, dunque, la giornata mondiale sulla sindrome di Down è un appuntamento internazionale perché è sancito ufficialmente da una risoluzione dell'ONU ed è nato fondamentalmente per diffondere una maggiore consapevolezza, una maggiore conoscenza sulla sindrome di Down, anche per creare una nuova cultura della diversità, per promuovere il rispetto e l'inclusione nella società di tutte le persone con la sindrome di Down. La scelta della data 21 marzo non è casuale, non so se tutti lo sanno, ma la sindrome di Down ha anche il nome di trisomia 21 ed è caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più, quindi 3 invece di 2, nella coppia cromosomica 21, da cui appunto l'abbinamento 21-3 che è stato scelto come data per celebrare, cioè, tanto per celebrare, per, appunto, per affrontare, per mettere a fuoco la sindrome di Down. Ecco, stiamo vedendo delle immagini che ci riconduce ad un'interessante campagna di sensibilizzazione che sta riscuotendo un successo enorme sui social in termini di visualizzazioni, su un tema importante. Quale, Luigi? Allora, ogni anno l'associazione Down Syndrome International, che è un po' diciamo, il network che raggruppa un po' tutte le associazioni di tutto il mondo che si occupano di sindrome di Down, individua un tema dedicato alla giornata. Il tema della giornata di quest'anno è Basta con gli stereotipi. E Core Down ogni anno, in occasione della giornata mondiale, lancia una campagna di sensibilizzazione, chiaramente seguendo il tema che è stato scelto, campagne che come quella di quest'anno ricevono ogni anno milioni e milioni di visualizzazioni, premi, riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. E per il 2024 Core Down ha lanciato la campagna Assume That They Can. Questa campagna nasce da un'idea, anzi nasce come idea da un intervento di una ragazza con la sindrome di Down, Marta Sodano, in occasione della giornata mondiale, se non ricordo male, del 2019, fece un intervento proprio all'Assemblea delle Nazioni Unite. E in questo intervento Marta si soffermava sul concetto della profezia che si autoavvera, cioè praticamente le diceva, se il mio interlocutore, lei chiaramente faceva riferimento, se non ricordo male, al suo percorso scolastico, lei diceva, se il mio interlocutore, il mio insegnante, il mio allenatore o il mio datore di lavoro, giusto per collegarmi al video di quest'anno, pensa che io non possa fare una determinata cosa, magari proprio sulla base di pregiudizi e preconcetti nei confronti delle persone con la sindrome di Down, sicuramente non mi metterà nelle condizioni di farla e quindi conseguentemente io non la farò. Quindi Core Down, o meglio i creativi ai quali si affida Core Down, ha ribaltato questa prospettiva e quindi se si eliminano i pregiudizi e gli stereotipi che condizionano le persone che si rapportano alle persone con la sindrome di Down, ecco allora che la Marta in questo caso imparerà quella che è determinata cosa e la potrò fare. E quindi praticamente il concetto è, se credi in me, se mi dai fiducia, potrai avere un impatto positivo e allora forse potrò raggiungere obiettivi anche inaspettati. Questa campagna, diciamo, è veramente una campagna, io oso dire, rivoluzionaria, perché determina un cambiamento profondo di immaginario che va oltre la denuncia dei diritti negati, ma invece chiama all'azione ogni persona che voglia combattere attivamente per realizzare una vera inclusione per tutti. E come dicevi tu, adesso io non ho dati diciamo alla giornata di oggi, ma dopo 4 giorni dal lancio di questa campagna, il video pubblicato sui vari profili social di Core Down, cioè TikTok, Instagram, X, LinkedIn, Facebook e YouTube, aveva raggiunto già 100 milioni di visualizzazioni. Quindi immagino che siano trascorsi altri 2 giorni, i milioni di visualizzazioni siano aumentati.
La cosa forse più bella è che il racconto cinematografico di questo video ha varcato i confini della nostra comunità, cioè la comunità delle persone con disabilità, diventando praticamente trasversale, quindi toccando ogni diversità, coinvolgendo chiunque si senta sottovalutato e proprio limitato dalle basse aspettative che gli vengono imposte dalla società. Luigi, lei ha parlato di stereotipi, ma noi potremmo aggiungerci anche i preconcetti, le basse aspettative che hanno un impatto significativo nella vita delle persone che affrontano, appunto, potremmo definirla anche una sorta di battaglia contro quelle che sono le disabilità intellettive in tutti gli aspetti della loro esistenza. Allora, concretamente, come è possibile valicare questi confini e far sì che, insomma, ci sia normalità, tra virgolette, anche da questo punto di vista? Appunto, come dicevo prima, gli stereotipi sono sicuramente molto dannosi, diciamo in generale, ma nel caso particolare nei confronti delle persone con la sindrome di Down, perché sindrome di Down è disabilità intellettiva anche più in generale, in quanto possono impedire a queste persone di essere trattati come tutti gli altri, cosa che in realtà dovrebbe essere, diciamo, naturale. Per esempio, riferendomi proprio alla sindrome di Down, noi familiari li vediamo trattati esternamente, devo dire a volte anche internamente, come degli eterni bambini, oppure magari vengono sottovalutati per la loro condizione e quindi a questo punto vengono automaticamente esclusi da tante opportunità. Se la società vuole concretamente essere inclusiva, allora ci si deve proprio spogliare dei preconcetti, guardando senza alcun filtro le persone con la sindrome di Down, le loro esigenze, i loro desideri, per potergli consentire una realizzazione veramente in tutti i settori della vita, la scuola, il lavoro, la vita indipendente, la vita affettiva, eccetera. Ecco, Core Down, di cui tu, Luigi, ci diamo del tu, sei il segretario nazionale, è Assolutamente. il Coordinamento Nazionale Associazione di Persone con Sindrome di Down. Siete attivi fin dal 1987. Allora, raccontaci brevemente quali sono le vostre attività, che cosa fate e perché no, anche quali sfide. Allora, dunque, Core Down è attivo dal 1987, anno in cui organizzò per la prima volta la giornata nazionale delle persone con la sindrome Down, che ricorre ogni anno la seconda domenica di ottobre, quindi secondo appuntamento importante, diciamo, nel nostro ambito, giornata nazionale, che poi riprende il tema della giornata mondiale. Si è costituito ufficialmente come associazione nel 2005. Attualmente aderiscono a Core Down circa 60 associazioni che sono sparse un po' in tutto il territorio nazionale. Trattandosi di un'associazione di associazioni, quindi composta da associazioni, non da singole persone, diciamo che il relazionarsi con le persone con sindrome di Down avviene quasi indirettamente. Sì, a volte direttamente, per esempio, all'interno di Core Down esiste un organismo che è la consulta dei ragazzi e delle ragazze con la sindrome di Down, che abbiamo costituito da qualche anno, all'interno della quale i ragazzi si sono dati una loro struttura, quindi c'è un rappresentante che partecipa poi alle riunioni del consiglio direttivo del Core Down, si riuniscono periodicamente e affrontano, devo dire, in maniera quasi sorprendente, diciamo, problematiche legate alla loro condizione e alla disabilità in generale. Quindi noi ci relazioniamo con i ragazzi, diciamo, più o meno indirettamente attraverso le associazioni territoriali. Per quanto riguarda le sfide, la nostra sfida, diciamo, principale è proprio quella di portare avanti battaglie a favore dei nostri ragazzi in tutti i settori della vita, come nell'occasione della giornata mondiale, quindi come le nostre campagne di sensibilizzazione, cerchiamo di lanciare messaggi di attivazione per coinvolgere l'intera società, non soltanto quindi la nostra comunità. E questo perché la disabilità riguarda veramente tutti, e
e tutti devono poter agire per cambiare la Certo. cultura che determina poi la discriminazione. In Per quest'ottica sì. abbiamo combattuto battaglie. Sì, Luigi, per concludere, ecco, a Scusa. proposito di battaglie, noi vorremmo anche una riflessione dal punto di vista della speranza lavorativa per questi ragazzi, che è ancora un tema, potremmo definire, tabù. Per Beh, no, tabù, fortunatamente no. fortuna, Devo bene. dire che Cotao si è occupato di inserimenti lavorativi da tempo, come sapete, con un vademecum, ma anche con una campagna in occasione della giornata mondiale del 2021, la campagna The Hiring Chain, che appunto mirava a favorire una catena virtuosa di assunzioni di persone con la sindrome di Down. E questa campagna ha avuto anche questa un successo stratosferico, tant'è vero che siamo stati contattati da tantissime aziende con le quali abbiamo stipulato l'ultima proprio ieri, delle convenzioni Benissimo. grazie alle quali vengono inseriti numerose persone con la sindrome di Down all'interno di queste aziende. Quindi, diciamo, dal punto di vista degli inserimenti lavorativi, fortunatamente si fanno passi in avanti. Certo, la speranza è che le cose funzionino sempre meglio, però l'importante è che appunto questo argomento venga sentito anche dai datori di lavoro. Ecco, abbiamo visto a proposito della campagna del 2021, abbiamo visto anche delle immagini in precedenza quando parlavi. No, questa è la campagna appunto di quest'anno precedente, appunto riguardante proprio l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. E noi ne abbiamo parlato anche in una delle Certo. storie possibili che abbiamo realizzato con Padre Pio TV. Abbiamo visitato l'albergo etico ad Asti, in cui appunto vi lavorano principalmente ragazzi con sindrome di Down, e il risultato è stupefacente. Perché questi ragazzi hanno davvero raggiunto un livello di indipendenza molto molto importante. Allora, Luigi, grazie per essere stato con noi. Ti lasciamo ai tuoi impegni familiari, perché sappiamo che devi accompagnare tuo figlio che è impegnato in un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, giusto? Esattamente, sta facendo un mese di alternanza scuola-lavoro nella mensa di un'altra scuola. Lui fa l'alberghiero e quindi lavora nella sala della mensa. E allora non ti facciamo fare tardi, in bocca al lupo, grazie, teniamoci in contatto perché sarà sempre un grande Senz'altro. piacere poter parlare delle Grazie a vostre voi per lo attività. spazio. Grazie. Che ci avete concesso. Grazie e buona Grazie giornata. Luigi Porrà, segretario nazionale Core Down, per essere stato con noi questa mattina. Bene Paolo, allora adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi proseguiamo con il nostro Just Today.